Ciao ragazzi, mi avete scoperto. Dove sto andando? Ma sto andando in centro per voi. Sì, stiamo andando in gita. A fra poco. Ciao bambini, io sono pronta per la gita. Vediamo un po' se ho tutto quello che mi serve. Acqua? Ce l'ho. Merenda? Ce l'ho. E macchina fotografica? Ce l'ho. Sono pronta. Andiamo. Dai, che andiamo in gita, forza! Ciao bambini, siete pronti per andare in gita? Allora, come l'anno scorso, potete notare che piove, ma la pioggia non mi ferma. Andiamo verso Prato della Valle. Pronti, venite con me. Ciao bambini, allora siamo arrivati a Prato della Valle e guardate un po' che fortuna, è uscito anche il sole. Siete pronti per fare un giro con me? Allora andiamo! Prato della Valle è una delle più grandi piazze d'Europa, seconda solo dopo la Piazza Rossa di Mosca. In realtà questa piazza è un grande spazio caratterizzato da un'isola verde centrale chiamata Isola Memmia, in onore di chi fece i lavori, di chi ordinò i lavori, e circondata da un canale accanto al quale ci sono 78 statue che rappresentano personaggi importanti per la città di Padova. Eccoli qui, queste bellissime statue. Quattro viali, uno di questi è quello che sto percorrendo ora, attraversano il prato su piccoli ponti, proprio quello che stiamo facendo ora insieme, e arrivano al centro dell'isolotto, dove c'è la fontana. L'origine di questo spazio è molto molto antica. In epoca romana fu sede di un vasto teatro, lo Zairo. Invece nel Medioevo fu sede di fiere, giostre e feste pubbliche e anche gare. E già mille anni fa era luogo del mercato, due volte a mese, e anche mercato degli animali. L'ambiente con il tempo, a causa dell'affiorare delle acque, era diventato una zona malsana e paludosa. Allora, un importante uomo veneziano di nome Memmo cercò di sistemare la zona per creare un nuovo centro commerciale cittadino, uno spazio adatto a fiere e manifestazioni. Riuscì in poco tempo a trasformare il centro di Prato della Valle da palude a luogo di mercati, spettacoli e incontri e di passeggio. Questo è noto anche come il prato senza erba, a causa della carenza di erba che un tempo c'era ed era dovuta
alla presenza di troppi alberi. Oggi invece, come vedete, è prevalentemente erboso, proprio perché degli alberi che c'erano prima ne è rimasto solamente qualcuno. Ecco bambini, le quattro strade che si incontrano qui al centro, nella fontana. Siete pronti per andare con me verso l'orto botanico? Allora dirigiamoci verso l'orto. Eccoci bambini, siamo arrivati all'orto botanico. Coraggio, entriamo dentro. Allora, questo è l'arboreto e qui troviamo un platano gigante. Eccolo qui, guardate quanto è grande. È un platano orientale tanto, tanto, tanto grande. Bambini, l'orto botanico è stato fondato nel 1545 ed è il più antico orto botanico al mondo, che ancora si trova lì dove è stato creato. Allora, è stato realizzato su un terreno di proprietà dei monaci benedettini di Santa Giustina, dove coltivavano piante medicinali. Infatti, l'orto botanico nasce per la coltivazione delle piante medicinali, che costituivano la maggioranza dei semplici medicamenti provenienti della natura. Ecco perché era chiamato Giardino dei Semplici. È stato usato anche dall'Università di Padova, proprio perché si aveva un orto dove gli studenti di medicina potevano sperimentare le piante medicinali e quindi scoprire benefici e controindicazioni di queste piante mediche. Pensate un po' che il primo custode dell'orto nel 1547 fece portare 1800 medicinali. L'orto, per la rarità delle piante contenute e per il prezzo elevato dei medicamenti che venivano ricavati da questi, era oggetto di frequenti furti notturni e per questa ragione fu edificato una recinzione, un muro di recinzione circolare che oggi appunto è visibile. Ecco perché venne chiamato Hortus Cintus. La struttura dell'orto oggi mantiene quella del progetto iniziale, un quadrato iscritto all'interno di questo cerchio e suddiviso a sua volta in quattro quadranti più piccoli, separati da due viali orientati verso i punti cardinali nord, sud, ovest, est, che rappresentano i quattro elementi. Oggi l'orto contiene più di 6.000 piante coltivate e più di 3.500 specie differenti di piante, che rappresentano una buona parte del regno vegetale. Ci dirigiamo bambini verso il centro di questo cerchio del quale abbiamo parlato all'inizio e andiamo verso la parte nella quale sono contenute le piante medicinali. Qui al centro troviamo una piscina
per le piante acquatiche, alimentata da un fiotto d'acqua calda che proviene da una falda posta, pensate un po', a quasi 300 metri sotto il livello dell'orto. Eccoci qui nella parte delle piante medicinali ed entriamo anche dentro. Siete pronti? Ci dirigiamo verso l'uscita di questa area per arrivare a vedere un altro elemento dell'orto importante. Allora bambini, molte sono le piante introdotte per la prima volta in Italia attraverso proprio l'orto botanico. Tra queste troviamo la palma di Goethe. In realtà è la palma di San Pietro, piantata, vedete quanto è alta. Wow! È stata piantata nel 1585 ed è la pianta più vecchia presente nell'orto botanico. È nota come palma di Goethe in quanto un poeta tedesco molto importante, dopo averla ammirata nel 1786, scrisse una sua importante teoria su come mutano e quindi si trasformano le piante. Andiamo a vedere ora un grande cedro dell'Himalaya che rappresenta il primo esemplare di questa specie introdotta in Italia. Guardate quanto è alto. È proprio tanto alto. Andiamo a scoprire una nuova parte dell'orto botanico. Questo è stato inaugurato nel 2014 ed è il giardino della biodiversità. All'interno di questo vengono riprodotti alcuni ambienti di tutto il mondo con le loro piante. Quindi c'è un ambiente nel quale, per esempio, fa tanto caldo e tanto umido e possiamo trovare le piante che vivrebbero in quel posto. Ecco a voi. Qui dentro sono raccolte più di 1300 specie e che provengono da ogni clima presente nella terra. Ciao bambini, io sono appena uscita dall'orto botanico. Siete pronti per il prossimo giro? Bene, spero proprio che questo vi sia piaciuto. Ciao! Ciao ragazzi!
Sì. Dove siamo? Siamo a Padova, Palazzo della Ragione. Allora, io ho deciso con la maestra Elena e con tutte le altre maestre delle nostre classi di portarvi a fare una gita virtuale e ho pensato proprio di partire dal Palazzo della Ragione. Perché si chiama Palazzo della Ragione, oppure i padovani lo chiamano anche il Salone. Palazzo della Ragione perché per tantissimi anni è stato il Tribunale di Padova. Qui venivano giudicati tutti i criminali, coloro i quali non erano capaci di fare le cose seriamente e che truffavano le persone. E Salone, perché Salone? Perché è un grandissimo salone, al suo interno non è diviso in nessun'altra parte. È proprio un ambiente grandissimo, completamente libero e lateralmente solo ricco di affreschi. Dovete sapere che il Palazzo della Ragione è un palazzo molto antico. Originariamente era fatto di legno e successivamente poi sono state fatte delle modifiche ed è stato reso più solido e quindi fatto in muratura. La copertura di questo enorme palazzo assomiglia ad una carena di nave. Cosa vuol dire? Una nave rovesciata. E l'architetto che ha fatto questa copertura è lo stesso architetto che ha lavorato per la chiesa degli Eremitani. Anche la chiesa degli Eremitani ha la stessa copertura in legno e poi ricoperta di piombo per renderla più forte. Bene, allora dicevamo che questo palazzo è molto antico e che è stato usato per tantissimo tempo come tribunale. Questo palazzo sorgeva in un ambiente strategico per Padova, perché qui si svolgeva il mercato e proprio qui sotto, ancora adesso, c'è il mercato della città di Padova, un mercato super fervido. Accanto a questo importante palazzo c'era il palazzo comunale, la torre degli anziani, e ancora adesso una parte di questo antico palazzo è presente. Qui dietro c'è ancora adesso il palazzo comunale. Vedete, qui c'è proprio un passaggio che si chiama Volto della Corda. E questo passaggio permetteva di unire questi due grandi ambienti e di permettere ai criminali che dovevano essere giudicati di passare anche nel carcere. Però adesso il carcere non esiste più, ok? Vedete il volto della corda. Perché si chiama il volto della corda? Perché qui veniva sempre lasciata una corda appesa dei ganci e qui venivano puniti i criminali che svolgevano il loro mercato in maniera inappropriata, magari vendevano e facevano pagare molto di più le cose. Allora, prima abbiamo fatto vedere un'immagine proprio all'inizio in cui c'erano delle figure. Ecco qui le figure, vedete, ve le faccio vedere. Allora, qui c'è come una sorta di bicchiere, di grande bicchiere, qui c'è un cerchio, qui c'è un rettangolo e qui c'è una specie, sembra, di bastone quasi. Allora, questa misura serviva per misurare la farina, questa per misurare le granaglie, cioè i grani di cereali, questa invece era una misura per il mattone, la grandezza che dovevano avere i mattoni, e questa invece era la misura, il brazzo, che serviva proprio per misurare la stoffa che veniva venduta, non a metri come noi adesso la vendiamo, ma secondo questa misura molto antica. Quindi coloro i quali poi vendevano il loro materiale, i loro prodotti in maniera da truffare le persone, poi venivano scoperti, venivano puniti, ok? E infatti, vedete, questo cantone si chiamava cantone delle bugie, perché qui appunto magari c'erano i commercianti che venivano puniti e che vendevano le loro cose cercando di truffare le persone, ok? E quindi dicevano le bugie. Allora, all'interno del Palazzo della Ragione c'è tutto un complicatissimo ciclo di affreschi. Cosa vuol dire affreschi? Vuol dire che i muri venivano dipinti quando l'intonaco era ancora fresco, poi quando si asciugava rimaneva fisso, impresso proprio il dipinto, che viene chiamato appunto affresco. Ed era come una sorta di fumetto dell'epoca per raccontare alle persone le cose, le storie, perché le persone non sapevano leggere, quindi avevano bisogno di vedere le immagini per capire. Allora, il ciclo di affreschi era stato fatto, il primo ciclo molto antico era stato fatto da Giotto. Voi Giotto dovreste conoscerlo perché l'anno scorso avete visto la Cappella degli Scrovegni.
E poi un grandissimo incendio nel 1420 ha bruciato, rovinato tutto quello che c'era ed è stato fatto un ciclo successivo. È un ciclo astrologico, ci sono i pianeti rappresentati come delle figure, poi ci sono diversi personaggi appunto allegorici ed è un grandissimo orologio solare in cui vengono rappresentati appunto i pianeti e i diversi segni zodiacali e le loro influenze nella vita degli uomini. Una curiosità: all'interno di questo palazzo c'è un grandissimo cavallo che poggia su una grande palla. Ecco, si pensava che in realtà fosse stato fatto da Donatello. Non è così. Era una grandissima giostra che una famiglia importante di Padova, i capo di lista, ha poi donato al Palazzo della Ragione. Ciao bambini, sono qua, che vi aspetto? Cerco la maestra Gaia e vi cerco. Io sono qua, attenzione, davanti al battistero. E voi dove siete? Arrivate dai, qua siete! Ciao ragazzi, allora siamo qui di fronte al battistero del Duomo di Padova. Alla mia destra il Duomo e qui facciamo vedere. E dietro di me il battistero. Battistero, cosa può suggerire questa parola? Battistero, battesimo, esatto. Ancora oggi questo posto è destinato a chi deve essere battezzato, bambini o persone adulte. Il battistero è molto antico, la forma attuale che vediamo è risale al 1260 e gli affreschi che poi invece si vedranno all'interno sono successivi, intorno al 1373-75. Nel giro di 5 anni, grosso modo, Giusto de Benabuoi ha affrescato tutto l'interno. Poi vedrete. Giusto de Benabuoi, chi era Giusto de Benabuoi? Era un pittore importantissimo che un pochino ha copiato Giotto. La forma del battistero vista dall'alto, ormai voi sapete cos'è una pianta, è quadrata, sormontata da una cupola che è una semisfera, è come se fosse una sfera tagliata a metà. La cupola appoggia su una parte che si chiama tamburo, ok? Proprio che aiuta a reggere proprio tutta la struttura. Va bene? All'interno del battistero troviamo un ciclo importantissimo di affreschi sulla cupola, quindi la parte che è proprio una semisfera, c'è tutto un paradiso e al centro del paradiso chi c'è? C'è Cristo Pantocratore. Cosa vuol dire? Chi ha creato tutto il mondo. E poi un pochino più giù c'è la Vergine, ha dei colori bellissimi, carichi, intensi, e appunto racconta tutta questa storia. Sul tamburo, che è quella parte che abbiamo detto che sorregge la cupola, invece è raccontata tutta la storia della Genesi, della creazione del mondo. Sulle pareti invece che storia ci potrebbe essere raccontata, visto che è il battistero? C'è una parte della storia dedicata a San Giovanni Battista, una parte invece dedicata alla vita di Maria e di Gesù. E in mezzo c'è proprio la fonte battesimale che risale al 1260, quindi antichissima, e che ancora oggi viene usata dal parroco per battezzare le persone o i bambini.
Dovete pensare che questo ambiente era creato, era stato voluto, dipinto appunto, da un importante personaggio che è Fina Buzzaccarina. E uno dice: chi è Fina Buzzaccarina? Era la moglie del famoso signore di Padova, Francesco il Vecchio da Carrara. E loro avevano un palazzo che era proprio qui accanto. Vedete? Qui accanto. Adesso questo è il palazzo del Monte di Pietà, ma la reggia dei Carraresi era proprio, occupava tutto questo spazio. E dovete pensare che appunto Fina ha voluto costruire e rendere bellissimo questo ambiente perché diventasse il suo mausoleo, ossia il posto in cui una volta morta sarebbe stata sepolta insieme al marito. Però una cosa importante, che per noi adesso sembra un po' strano, però i nostri palazzi sono tutti grigi oppure hanno dei colori, ma dovete pensare che una volta i palazzi erano tutti affrescati anche esternamente, quelli delle persone nobili, delle persone importanti. E infatti qui vedete c'è proprio un pezzettino di quello che rimane di un affresco, era la parte preparatoria, la parte che stava sotto. Poi veniva tutto intonacato e tutto affrescato, colorato. Come vi dicevo, gli affreschi proprio erano una sorta di fumetto che raccontava la storia alle persone, perché una volta le persone non sapevano leggere e scrivere. Quindi guardando le immagini potevano capire la storia che c'era raccontata. Alla fine della nostra gita. Dove ci troviamo? Alla Specola, ex osservatorio astronomico. È stato utilizzato come osservatorio astronomico, ossia per guardare le stelle, fino agli anni 60 del Novecento, quindi 50 anni fa grosso modo. Bene, allora, la Specola ha un'origine super antica, ha più di 1000 anni. Non questa struttura, ma le fondamenta, perché era messa in un luogo strategico in cui ci si potevano vedere le invasioni di diversi popoli. Okay? Poi nei secoli è stata rimaneggiata ed è diventato un terribile carcere intorno ai primi 30 anni del 1200 con l'efferato tiranno e Zelino III da Romano, che utilizzava proprio questa torre come un carcere in cui gettava i prigionieri che poi la maggior parte delle volte morivano. Qualche tempo dopo, circa 150 anni dopo, grosso modo, 100 anni dopo, è diventata una parte del castello di un'importantissima famiglia. Vi ricordate? Prima ne abbiamo parlato. I Carraresi. I Carraresi avevano una parte del loro castello proprio qui accanto, che poi sono diventate le carceri di Padova fino a qualche anno fa, e utilizzavano anche questa bellissima torre, dentro era affrescata, ma non solo internamente, anche esternamente. Se vi capita di andare al Santo, all'interno di una delle cappelle, la cappella del Beato Luca Belludi, c'è proprio una panoramica della città di Padova vista dall'alto, in cui si vede proprio come la torre era colorata a scacchi bianchi e rossi, che erano il colore proprio della famiglia di Padova. E ancora oggi lo stemma, per chi è tifoso di calcio, del Calcio Padova, è uno stemma che ha i colori bianco e rosso. Ok? Bene, quindi la torre era questa torre importante, poi è stata abbandonata ed è diventata un osservatorio astronomico nel 1777. Alcuni pensano, c'è questa leggenda metropolitana che vuole che quando Galileo Galilei, un importantissimo astronomo, venne a Padova, fece le sue scoperte astronomiche proprio dalla Specola. E invece non è vero, la Specola in quel tempo era una rimessa, veniva utilizzata come rimessa per la polvere da sparo. Quindi i suoi studi astronomici Galileo
dal 1592 al 1610 li fa in via Galileo Galilei, dove c'era la sua casa, che è dietro Sant'Antonio, per intenderci. Ok, quindi questa torre importantissima è diventata un osservatorio appunto nel 1777, e dentro, quando avrete la possibilità di andare a vederci, sono quattro stanze importantissime. La prima, che è la stanza che ci fa vedere l'altezza dal quale questo terribile tiranno buttava i suoi nemici. Poi c'è una importante stanza, che è la stanza della colonna, in cui adesso sono conservati tutti gli strumenti che utilizzavano gli astronomi per osservare il cielo: quadranti, sestanti. Ma dovete sapere che all'epoca gli astronomi non erano solo astronomi, non guardavano solo le stelle, ma dovevano fare anche degli studi di meteorologia, quindi capivano quante precipitazioni c'erano state, l'incidenza dei raggi solari, e quindi ci sono un sacco di strumenti che ci testimoniano questo utilizzo. E poi c'è una stanza posta a circa 16 metri di altezza, ed è la stanza della Meridiana, ed è una stanza importantissima perché lì c'è un quadrante gigantesco, c'è un taglio che adesso è stato chiuso, e da questo taglio, con un quadrante murale gigantesco, gli astronomi facevano le loro scoperte. Interessante, ancora adesso sul muro di questa stanza c'è un piccolo forellino. Quando il sole entra dentro e cade su una linea per terra, si sa che per Padova quello è il mezzogiorno preciso. Quindi quando avrete modo di poter venire a visitare, potrete vedere anche questo. Infine, quasi a 50 metri d'altezza, c'è la parte più alta della specola, che è stata aggiunta alla torre del periodo dei Carraresi, ed è una stanza tutta affrescata, una stanza affrescata con tutti gli studiosi che si sono successi nel tempo e che hanno apportato le diverse teorie dell'osservazione del cielo, a partire da Tolomeo il primo, che pensava che la Terra fosse al centro e tutti i pianeti girassero, fino ad arrivare a Newton e poi ad altri importanti personaggi per la scienza di Padova. Naturalmente c'è anche Galileo e Keplero. Bene, dovete pensare che questi affreschi ci raccontano di questi importanti personaggi e danno nome a questa stanza, che è chiamata la stanza delle figure. Pensate, la cupola era aperta e quindi gli astronomi potevano fare, è stata aperta per un breve periodo, le loro osservazioni anche da lì. Vi ho raccontato un sacco di cose interessanti? Spero proprio di sì. Vi do un abbraccio, un bacio e buona giornata!